Per concludere l'Univet Ballistic Week, oggi parliamo dell'occhiale di punta, che personalmente consiglierei a tutti quanti di comprare per vari motivi che vado a spiegarvi a breve, ovvero il 5X1 della Univet. Sigla che poi partiamo. Parto col dire che raramente ho trovato degli occhiali balistici che abbiano le stesse caratteristiche di adattabilità all'operatore come questo genere di occhiali. Prima però di entrare nel merito vi dico che questi sono Univet Ballistic. È una differenza piccola ma importante, perché quell'aggettivo ballistic sta a indicare la natura dell'occhiale, ovvero sono occhiali fatti apposta per resistere a degli impatti di piccoli e medi oggetti che gli arrivano contro a 720 km orari. Quindi sono fatti apposta perché se voi state magari parando un poligono, vi rimbalzano addosso dei detriti, vi rimbalzano addosso delle cose, questi non vi fanno arrivare niente sull'occhio, quindi perfetti per il soft air e anche per altre caratteristiche che vi vado a dire. Tornando alla confortabilità, in italiano non si dice, quindi quanto sono comfort, gentili, piacevoli sul vostro viso, vi spiego perché, però venite vicino. Io vedo tutto. Questo occhiale ha tre caratteristiche principali che lo rendono iper ultra comfort. Partiamo dalla più banale, che poi non è così banale: il nasello, che è anche un pesce. Questo nasello non è un banale semplice nasello. Questo nasello super bello, super comodo, super piacevole, ha queste scanalature dentro che vi permettono di adattarvelo al naso. Quindi se avete il naso grosso vi si adatta perché lo va a schiacciare, se avete il naso piccolo va a riempire i buchi. Altra cosa molto interessante è che sono regolabili, perché qui di fianco avete questo pirullino nero e potete andare a tirare più giù più su a seconda dell'altezza del vostro naso. Se siete degli Inuit mi dispiace. Sono gli occhiali perfetti per il teschio rosso, ci hai ragionato? Le altre due regolazioni sono, se volete, più banali ma molto molto importanti. Qui possiamo andare a regolare l'inclinazione dell'asta, quindi tirarla più giù o più su, e anche la sua lunghezza per poi andarla a bloccare. Vedete, sono i pallini come un po' il calcio del fucile, lo andate a tirare più avanti, più indietro. Probabilmente avete degli occhiali che hanno alcune di queste features ma non tutte, ma su questi occhiali non sono semplicemente buttate delle features per adattarveli alla faccia, ma sono anche estremamente comodi grazie ai materiali che hanno. Io avevo un paio di occhiali per gara soft air di una marca abbastanza nebda che non dirò, dove c'era il regolamento dell'inclinazione della stina, ma una volta che ve li mettevate in faccia quella diventava molle e quindi si andavano a starare in continuazione. Questi non solo sono resistenti come la merda, perché potete torturarli come volete, non si vanno a rovinare, ma soprattutto una volta che li settate in un determinato modo, quelli vi stanno in faccia in maniera perfetta. Guarda, stanno quasi bene sopra gli altri occhiali. Quindi pregio incredibile per i materiali. Un'altra cosa che ho apprezzato veramente tanto è la semplicità con cui potete andare a rimuovere la lente. Vi basta andare ad alzare questo dentino qua nero e sfilare la lente. Quindi voi l'andate a rimuovere. Quella che avete visto montata sull'occhiale è ovviamente quella completamente trasparente, quindi per quando c'è o notte o semplicemente abbastanza nuvoloso. Trovate poi quella nera, che in realtà non è nera ma è verde G15, in modo tale che non sia completamente nera, che vi blocca completamente la luce, ma riuscite comunque a vedere abbastanza bene i colori. È il verde Matrix, per darvi un'idea. E poi troviamo la High Contrast, che è perfetta per il notturno in quanto vi va a diminuire il contrasto, quindi è fatta per alti contrasti, per diminuire il contrasto, e riuscite a vedere un pochino meglio tra punto scuro e punto appunto più chiaro. Molto molto figa, non sapevamo tra l'altro che aiutasse questo bel arancione, quindi abbiamo imparato anche qualcosa di nuovo. Prego ragazzi, sempre a disposizione. Un altro vantaggio di questa lente, prima di parlare degli accessori che vi sono forniti in confezione, è il seguente. Qualche settimana fa stavo giocando e mentre ero appoggiato a un muro mi è arrivato un pallino qui, giusto sotto l'occhio. Questo è successo perché io ero rivolto di lato e l'occhiale protettivo che stavo utilizzando aveva in questa parte qui laterale un enorme buco, perché la lente non andava a coprire, come fa questo occhiale, tutta questa parte. Quindi sostanzialmente il pallino è entrato dietro l'occhiale e mi stava per prendere sull'occhio. Da quel momento lì ho cominciato a guardare e stare un pochino più attento a questo genere di cose, ed è incredibile come questi occhiali, grazie anche alle varie regolazioni, si adattino perfettamente al vostro viso. Questo perché vanno a fasciare completamente tutta la parte intorno all'occhio, e prima che qualcosa passi da queste parti direi che di acqua sotto i ponti ne passa. Un altro vantaggio è che se per caso avete già comprato una montatura di merda e volete mettere delle lenti apposta, una montaturina che potete mettere qua dentro per chi non lo sapesse, non dovete buttare via tutto e rifar fare le lenti da capo, ma vi basta semplicemente andare a prendere la montaturina apposta per questo e sbattere quelle lenti lì sopra. Quindi se vi state mangiando le mani perché li avete scoperti troppo tardi,
non finite di mangiarvele. Tra l'altro, se volete approfittarne, noi offriamo il servizio, insieme ovviamente a Univet, di darci la vostra ricetta per le lenti e loro vi fanno arrivare direttamente in negozio occhiale e montatura con le lenti già fatte. Quindi non dovete poi comprare l'occhiale, andare dall'ottico, farvi fare la montatura lasciandola all'occhiale, ma mi fanno tutto loro, vi arriva ed è pronto e inciso. Non sto a dilungarmi più di tanto sulle resistenze dei materiali che ve l'ho già detto, sono fatti per poter essere piegati in una maniera incredibile e tornano sempre al loro posto, a parte ovviamente se piegate il regolatore. Sono veramente ottimi, resistenti e soprattutto grazie al sistema antigraffio non sono solo resistenti come materiali, ma non si vanno a graffiare le lenti, quindi non vi si abbassa la nitidezza, anche perché giocando a soft air siamo tutti un po' spartani, capita di buttarli magari in borsa senza riporli perfettamente o magari di appoggiarli da parte, qualcuno ci prende contro o di sbattere contro un muro o 200.000 possibilità, non si vanno a graffiare e non vi arriva quell'effetto di occhiale graffiato dove non vedete niente perché la nitidezza è andata a farsi fotta. Ci sono due kit per queste lenti, uno un pochino più economico con ovviamente meno accessori e uno con più accessori. Noi ovviamente consigliamo quello con più accessori e vi spiego adesso il perché. Prima di tutti, perché nel kit full accessori trovate questo, ovvero il sistema antiappannamento. Non è semplicemente un sistema antiappannamento, ma è un rinvigorente, un tonico per le vostre lenti. Perché, visto che le lenti hanno già un sistema antiappannamento, con questo voi ci date due spruzzate, lo pulite col pannetto apposta, incluso ovviamente in confezione in entrambe, sia in quella economica che in quella pochino più costosa, e andate a ripristinare questo sistema antiappannamento delle lenti. Molto importante, vi consiglio di darci una mano prima di ogni game, in modo tale che non abbiate problemi di appannamento. Soprattutto con le mascherine anti-covid che dobbiamo portare, che rendono abbastanza difficile respirare. In entrambi i kit troviamo poi un pannetto Univet apposta per pulire le lenti, per l'amore del cielo. Non pulitele con la maglietta perché andate a rovinare la nitidezza delle lenti, buttate nel cesso degli occhiali molto ottimi, molto belli. In entrambe troverete queste, che è sostanzialmente un elastico che andate a sostituire alla stine degli occhiali in modo tale che diventi una specie di maschera elastica che potete quindi andarvi a rimuovere in quel modo lì. Non capisco perché dovreste farlo, ma volendo potete farlo. E infine trovate queste, che sono delle astine sostitutive super mega piatte. Perché c'è il bisogno che siano super piatte? Beh, perché si chiamano Zero Noise. Si chiamano Zero Noise perché queste qui ve le potete andare a sostituire a quelle normali, sono fatte apposta per stare super aderenti giusto dietro l'orecchio e poterci appoggiare sopra la cuffia in modo tale che la cuffia non venga alzata e che quindi vada a ridurre l'insonorizzazione. Sono molto interessanti, si vede l'attenzione per chi gioca a soft air o chi lavora in ambito tattico, quindi lo abbiamo apprezzato parecchio. La vera differenza ovviamente sta però che nella versione economica non sono presenti le due lenti sostitutive. Potete acquistare la versione economica con lenti scure o con lenti chiare, non con entrambe. Nella versione un pochino più costosa però troverete anche, in questo caso, questi due modelli e ovviamente anche la lente chiara che o è montata sopra o la trovate al posto di quella scura. Ne abbiamo già parlato, non sto a ridirvele, ve le consiglio altamente perché giocare con un occhiale chiaro quando c'è il sole e vi ritrovate il sole in faccia non è piacevole mai. E soprattutto io sono molto curioso di testare queste incredibili lenti arancione in notturna. Indipendentemente che scegliate di prendere il kit essenziale, quindi quello economico oppure quello completo, potrete acquistare tutti, e dico tutti, gli accessori, da il pannetto per pulirli a una lente scura come accessori appunto. Quindi trovate il catalogo completo, potete prendere un pezzo e un altro e farvi il vostro kit personalizzato. Riassumendo brevemente tutte le caratteristiche che vi ho elencato, e se dovessi fare un riassunto quindi di quello che veramente mi ha fatto impazzire di questi occhiali, è la comodità. Non tanto perché sì, si adattano alla faccia in maniera perfetta, ma perché a differenza della stragrande maggioranza degli occhiali che io ho provato, e vi assicuro che ne ho provati di tutti, perché sia mettendomi lenti a contatto sia tenendo montatura di occhialino sotto ne ho provati una miriade, questi sono estremamente comodi. Normalmente mi viene sempre a fare malissimo qua dietro, questi invece vi accarezzano il dietro della nuca rendendolo gentile, ma non solo vi aderiscono alla faccia in maniera gentile, sono estremamente leggeri. Un altro dei problemi che spesso ho è che, visto che mi vanno a premere sul ponticello del naso, mi venga a far male. Con questo sistema di naselli non accade. E altra cosa che ho adorato è la miriade di accessori che vi permettono di utilizzarli nel soft air senza problemi. L'altra cosa che mi ha fatto morire è che sono certificate per uso militare, di poligono, tattico e del soft air. Quindi ci sono una serie di accorgimenti che su occhiali normali non trovate, come il fatto che vi coprono perfettamente il dietro dell'occhio, come il fatto che ci siano le astine apposta per mettere i cuffioni, e fanno la differenza, ve lo assicuro. E questo è un occhiale ben fatto e i prodotti ben fatti durano. Quindi, come dico sempre, è inutile prendere gli occhiali, la montatura d'occhiali da 15 euro che trovate su Amazon, che poi dopo fa cacare ed è inutilizzabile. Spendete un pochino di più, vi prendete un occhiale che vi dura tutta la vita e vi conviene anche economicamente.
dopo la recensione delle borse Negrini, dopo la recensione e il continuo affetto che proviamo per Evolution, era ovvio che avremmo fatto una recensione anche su questo prodotto, che è made in Italy. Quindi per l'ennesima volta stiamo promuovendo un prodotto limitrofo, quindi prodotto in Italia di ottima qualità. Qui da Red è tutto, trovate in descrizione ovviamente tutti i link dei prodotti di cui ho parlato, potete andarli a vedere se volete consultare magari le specifiche, siete interessati a quanto vi bloccano il resto. Io non mi sono stato a dilungare più di tanto nel video, vi ricordo inoltre che sono i link di Instagram mio e del negozio, veniteci a seguire perché pubblichiamo i commenti più divertenti e più stupidi che troviamo qua sotto, motivo in più per venire a dare un occhio, pubblichiamo un sacco di storie e molto spesso avete le notizie di quello che sta per succedere un pochino prima. Inoltre è sabato, quindi sabato non la dico perché mi ha già rotto i coglioni, quindi è sabato, ci sono 6 incredibili prodotti quasi sotto costo sul sito del Monopoly, trovate tutto in descrizione, cliccateci sopra e potreste trovare quell'oggetto per cui state risparmiando da un pezzo. Qui da Red è effettivamente e efficacemente tutto, stay angry. Mi piace questo nuovo stile pseudo pelato. No.